Edizione straordinaria, care amiche e cari amici, edizione straordinaria. Edizione straordinaria perché è appena finita Inter-Juve in tu se possiamo trarre delle conclusioni, possiamo cercare di capire quale possa essere il futuro del Milan. Innanzitutto vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. 4 a 4. Di solito io, lo sapete, ho una linea, non entro mai molto nelle dinamiche delle altre, delle rivali dello scudetto, facendo dei calcoli sul loro cammino, sul loro futuro. E cerco di occuparmi di Milan e ce ne ho tante da pensare sul nostro Milan che oggi, come voi sapete, ha perso anche Gabbia, giocatore che sarebbe stato titolare contro il Napoli, quindi sì, va bene, ma Gabbia non è importante, un difensore centrale. No, no. Se Fonseca lo riteneva il titolare con Tomori, vuol dire che lo riteneva migliore di Ciao e Pavlovic in questo momento e quindi è un danno per il Milan che non ha già Abraham, che non ha già Jovic, che non ha già, per squalifiche, Theo Hernandez e Reinders. Ecco, quindi ne ho da pensare sul nostro Milan. Però ricordo Ricky Massara, direttore sportivo, ex direttore sportivo del Milan, che parlando mi diceva sempre in generale, in linea generale, in linea teorica, guarda, quando si sfidano due rivali dirette, fidati, salvo in casi particolari, nel finale di campionato, ben inteso, ma in generale, soprattutto nel girone di andata, l'ideale è il pareggio. Quindi il risultato di parità tra Inter e Juventus, non dico che favorisca il Milan, però permette al Milan di non subire un distacco ulteriore da una delle due che sarebbero diventate la prima rivale del Napoli. E non dico che psicologicamente potrebbe disturbare, ma sentire sempre il Milan scartato da prima rivale della squadra in testa alla classifica, personalmente sarà anche vero, ma mi disturba. E quindi mi piace che considerino il Milan, che non hanno mai considerato un minuto in questo campionato, anche dopo il derby. Spero che si ricredano. Per ricredersi, l'opinionista deve vedere un Milan vincente contro il Napoli. Molto del campionato del Milan, soprattutto dopo la nefandezza dell'ultimo weekend che ha visto il Milan non disputare la partita contro il Bologna, ecco che la partita con il Napoli non è solo importante perché avvicini il Napoli, ma perché torni protagonista dello scudetto. Dovremmo, io ho detto, e non sono coerente con me stesso, ho detto non guardiamo la classifica, pensate a vincere. Poi però io una guardata ce l'ha lì, ce la metto sempre. Poi dico ci sono, siamo a 3 punti, ma potremmo essere pari. E via con tutte queste elucubrazioni. Ma il Milan può battere il Napoli nella partita che lo può rilanciare dopo che è andato su con l'Inter, bene, Venezia e Lecce, poi la brutta, terribile caduta contro la Fiorentina. Terribile. È una partita ancora più pesante sul piano della classifica e sul piano della determinazione, sul piano dell'autostima rispetto anche alla sconfitta contro il Parma. Quindi contro il Napoli bisognerà vedere un Milan che ha la fortuna di avere riposato, anche se giustamente molti mi dicono preferivo un Milan stanco con Theo Hernandez e Reinders, ma dato che è successo questo, dobbiamo andare a trovare qualche panacea di questo male, qualche panacea di questo male che non è stata la partita disputata
contro il Bologna. Il Milan può battere il Napoli se ripete la partita contro l'Inter, se ripete la partita contro l'Inter a livello di attenzione, come dicevo prima, soprattutto in fase difensiva. Il Napoli non sta giocando grandi partite, parliamoci chiaro. Noi ci lamentiamo, noi guardiamo, siamo ipercritici vedendo la partita col Bruges, le occasioni del Bruges nel primo tempo. Siamo ipercritici vedendo che anche contro l'Udinese, nonostante i 10 uomini, non sia stato un Milan brillantissimo, soprattutto sotto porta, nella prima mezz'ora quando si giocava 11 contro 11. Siamo ipercritici perché vogliamo molto dal nostro caro Milan, però vedendo anche le altre squadre hanno i loro problemi. Il campionato, se il Milan battesse il Napoli, confermerebbe di non avere padroni, o meglio, fra i padroni potremmo mettere anche il Milan. Dipende tutto da quella partita, e io lo dico sempre, tutto dipendeva da quella partita del 4 gennaio 88. Il Milan superò con un'altra squadra, ci fu Gullit che fu strepitoso, Virdis straordinario, però non era favorito il Milan contro Maradona, Careca e i grandi giocatori del Napoli di una volta. Ovviamente molto superiore il Milan rispetto a oggi, molto superiore il Napoli di allora rispetto a oggi. Quindi tutto passa dal Napoli, dalla partita col Napoli. Se il Milan vince diventa anche lui uno dei padroni del campionato, perché l'Inter non è padrona, perché la Juventus non è padrona, perché Atalanta e Lazio non sono padrone del campionato, e quindi cerca di essere padrona del campionato il Napoli. E anche il Napoli potrebbe diventare candidato numero uno se battesse il Milan, ma il Milan potrebbe rientrare in corsa se battesse il Napoli. Quindi una partita che ci porta alla recriminazione di non avere tutti i nostri giocatori, perché avevamo detto, li sacrifichiamo contro il Bologna, ma poi li avremo contro il Napoli. Ma la nefandezza, chiamiamola così, ci impedisce di avere tutta la nostra rosa. Chi giocherà? Tanti, tanti dubbi. Uno epocale, perché se dovesse scegliere ancora Okafor per Leao, sarebbe quasi ufficiale che Okafor, per la sua funzionalità, per le sue attitudini, per i risultati che dà in campo secondo Fonseca, diventerebbe il titolare di questa fase della stagione. Perché se nella partita più determinante e importante di questo inizio di stagione in campionato, e ripeto determinante perché dipenderà da quella partita capire se il Milan può essere, può ambire allo scudetto, ecco che sarebbe ovviamente un fatto clamoroso. Nella partita più importante, titolare è Okafor. Poi lo puoi mettere in altre, però indubbiamente sarebbe importante. Ma non direi a Leao di deprimersi, per un motivo. Perché visto anche, è un periodo che vedo delle difese in generale incredibili, deve tenersi sul morale, deve pensare di essere titolare a Madrid, dove il Milan affronterà una squadra che qualcuno dice ingiocabile per il Milan, ma lascia dei varconi in difesa dove Leao può affondare il colpo e finalmente diventare grande protagonista in Europa. Perché Leao sta, parliamoci chiaro, visto che non segna mai in Europa, sta facendo, in generale nell'opinione pubblica, lo vedono sempre calare, ma non tanto a livello economico, non va bene, poi sarà una conseguenza, ma proprio nella considerazione generale. Quando ci sono le partite internazionali non vediamo mai lui emergere, e sono le partite internazionali che fanno la differenza. Quindi non si deprima, non dovesse giocare con Napoli, affinerebbe le sue qualità contro il Monza per arrivare al diapason contro il Real Madrid. E lì, conoscendo Fonseca, il coraggio che ha avuto contro l'Inter nella partita decisiva, non escludo che Fonseca voglia
tentare il tutto per tutto perché nulla ha da perdere contro il Real Madrid. Per il resto dobbiamo capire chi giocherà a sinistra, siamo sicuri Terracciano o può darsi che metta Calabria? Altra domanda, ma Calabria lo sacrifichiamo a sinistra e Kvara lo cura Emerson? Anche per lui sarebbe il definitivo banco di prova, perché per capire se il Milan possa contare su un grande giocatore o su un giocatore ipercriticato. Penso che con Fofana bisogna capire tra Ciao e Pavlovic. Tante le critiche dell'allenatore su Pavlovic. Le supererà a livello mentale Fonseca, lo metterà? Di fianco a Fofana ci sarà Loftus-Cheek per contrastare la potenza di McTominay oppure il più rapido Musà? Là davanti abbiamo detto l'unico dubbio è ovviamente quello legato a Okafor o Leao. Quindi questo è il panorama in generale. Ma in una giornata che vede l'Inter e la Juventus pareggiare favorendo un eventuale avvicinamento del Milan, dobbiamo sottolineare finalmente la vittoria importante dopo tante settimane del Milan contro il Perugia, una delle grandi della Serie C. Un 2-0 figlio di Alesi, un po' fortunato sulla punizione deviata, ma dalla grande prodezza di Zeroli, che ha segnato un gol di quelli che lasciano la traccia, perché sulla respinta del difensore si è avvitato su se stesso, rovesciata splendida, che non ha lasciato scampo al portiere del Perugia. Un bel diamante di Zeroli che dimostra le sue qualità, lasciamolo lì, lasciamolo crescere lì. Non dobbiamo considerare, per evitare di comprare giocatori, lui uno dei centrocampisti del Milan di gennaio o febbraio. Lasciamolo lì crescere, poi mandiamolo in Serie B il prossimo anno o in Serie A, in una squadra magari che non lotta per il primo posto. Questo come Albertini, come Ambrosini di un tempo. Intanto l'appunto due vittorie finalmente per gli uomini di Bonera, una vittoria importante. Non hanno mai sofferto tantissimo, ma ultimamente, non venendo i risultati, si sono affievolite anche le prestazioni. Chiudo ricordando che dopo domani, quando il Milan giocherà col Napoli, ci sarà anche Camarda. Avevo dei dubbi io su Camarda, non in assoluto, sull'utilità di Camarda nella prima squadra. Ebbene, io sono molto onesto, mi è piaciuto. Mi è piaciuto perché l'ho visto vivo sotto porta, vivo a livello fisico e molto cresciuto rispetto al debutto contro la Fiorentina. Quindi dovesse entrare lui, magari nei minuti finali, non negli ultimi due, per aiutare la squadra, sono tranquillo, perché se ci fosse una palla vagante in area, come abbiamo visto anche contro il Bruges, sarebbe certamente importante, metterebbe certamente la sua griffa. Partiamo dal pareggio di Inter-Juventus, la partita con il Napoli, chiudo, dovrebbe dirci se il Milan può diventare uno dei padroni del campionato. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione.